Nadia aveva 14 anni, ha lasciato poche righe scritte, un addio alla nonna prima di lanciarsi nel vuoto dal 10° piano di un palazzone dal quale un altro adolescente si era già ucciso. Un gesto estremo preceduto, come sempre più spesso accade, da una disperata richiesta d'aiuto lanciata in rete. Un boomerang fatale. Invece di trovare consolazione e coraggio, Nadia è stata fagocitata in un tunnel di insulti e inviti al suicidio sulla bacheca dell'ultimo social network di moda tra i ragazzini a cui si era iscritta. Un sito nato a Riga, in Lettonia, 4 anni fa e che conta oggi oltre 80 milioni di utenti nel mondo, popolarissimo soprattutto in Italia, è pericolosissimo. Lo scopo del sito è infatti quello di creare un'interazione di domande e risposte tra i vari utenti in totale anonimato, condizione che ha spesso come effetto collaterale quello di facilitare chi scrive a cedere a degenerazioni verbali come minacce, insulti e frasi di ogni genere, arrivando ad invitare anche al suicidio. Un sito completamente anonimo, ma com'è possibile? Purtroppo esistono, esisteranno sempre, però dobbiamo dire che chi scrive certe cose su questi siti invece non sarà anonimo, cioè sarà sicuramente ritrovato dalla polizia, la nostra polizia postale è già sulle tracce e quindi questo bisogna dirlo a tutti i ragazzi perché in rete si lascia sempre una traccia. In Inghilterra il Premier Cameron ha già chiesto esplicitamente di boicottare il sito dopo un'altra tragedia. Anna Smith, anche lei 14enne, trovata impiccata ad agosto dopo tanti insulti. Un mese dopo un altro suicidio in Florida, Rebecca Sidwick, di soli 12 anni. Come si può fare per controllare la rete? Ci sono degli strumenti adeguati? Abbiamo introdotto sicuramente in Italia da poco delle nuove pene, soprattutto per chi fa adescamento online, il cosiddetto grooming, o chi istiga la pedofilia, la pedopornografia. Ma oltre questo non si può bloccare la rete, ma quello che bisognerebbe fare è parlare di più con i ragazzi, soprattutto perché al primo sintomo di malessere si riesca a denunciare.